Allora, la musicoterapia è una disciplina fondata sulla relazione attraverso la musica. Adesso io apro una frase musicale, voi la chiudete. Tutti insieme, eh? Vado. Aspetta, vedete? Più decisi. Acqua, la cambio però adesso. Sei pronti? Allora, ti parlo, eh? Din 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 din
Armando. Quindi avete già capito dove voglio andare a parlare. Allora, questa cosa noi la conserviamo e si chiama identità sonora personale. Naturalmente ha una base culturale. Cioè l'identità sonora personale dipende da un'identità culturale. E attenzione, vi ricordo che il canto è una pratica fondamentale dell'espressività umana. Noi ci distinguiamo dagli animali proprio perché sappiamo, dal punto di vista della comunicazione. Questo è un punto fondante della comunicazione umana, il canto. E abbiamo dimostrato altresì che dentro di voi l'esperienza del canto è assolutamente chiara, è assolutamente viva, e avete una base relazionale assolutamente forte. Allora, cosa succede con la malattia di Alzheimer? Cominciano problemi del linguaggio, come sapete. Si arriva alla perdita della parola. Si arriva a una progressiva perdita della dimensione temporale. Quindi un paziente che dovesse dire io, casa, sai, ieri, domani, andremo, va bene lo stesso. L'importante è che produca suono, perché il suono è vita, il suono è relazione. Questo è un punto fondante. Ora però, se dobbiamo tenere vivo il linguaggio a tutti i costi, il linguaggio verbale, dobbiamo anche far leva su tutti gli altri livelli. Quindi, i linguaggi non verbali, così. Il gesto. Vedete come siamo diventati noi stessi stereotipati nel gesto. Facciamo solo dei gesti molto stereotipati. Vedete che la gente si muove. È difficile quando tu dici a delle persone, cosa è così? È un gesto. Fallo. No. Leonardo da Vinci era affascinato dalla mano e faceva dei movimenti straordinari. E noi invece facciamo solo tieni, prendi, ciappatini, ciappalati. Sì? No? Sentite anche a livello verbale, noi siamo diventati asciutti. Salve! Ciao! Suono! Una volta si diceva buongiorno, c'era suono. Io lo dico sempre, quando vai al casello della autostrada, passo il casello, io saluto il casellato, buongiorno. Uno mi ha detto, ma se dovessi salutare tutti quelli che passano? Collega pure. Allora, quando proprio sono depresso, vado dove c'è via casa. Perché almeno lì metto la tesserina e mi sento dire arrivederci. Che bellezza, che bellezza. Arrivederci. Ah, mi sento. Dico, qua c'è suono, ma per avere suono devo ricorrere a una macchina. Mostruoso. Mostruoso. Ribellatevi. Allora, quando arriva un paziente con la malattia di Alzheimer, io ne ho visti tanti, adesso stiamo facendo un progetto abbastanza importante per la regione Lombardia e ne vedo tantissimi di questa malattia. Ed è bellissimo, c'è una poetica straordinaria.
vedere dei pazienti che non dicono una parola, ma quando cantano recuperano il linguaggio verbale. Questo meccanismo, cosa succede? Succede che ci sono due concetti fondamentali. Allora, dove si forma la parola? Nell'emisfero sinistro. Dove si forma la melodia? Nell'emisfero destro. Allora la canzone contiene gli elementi per stimolare l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Ma è tanto facile provare. E noi non ce ne accorgiamo, ma è pazzesco, è lì a portata di mano. Allora cosa succede? Succede che si crea proprio un'interazione neuronale, io lo chiamo proprio un massaggio sonoro tra sinistro e destro, la parola, emisfero sinistro, la melodia, emisfero destro. Poi c'è tutto il resto, perché poi ci sono gli accordi che vengono percepiti e c'è il ritmo che dà una dinamica. Il ritmo stimola la psicomotricità. Non dimentichiamoci che la musica è fatta di tre componenti. Il ritmo, che stimola la psicomotricità, la melodia e la parte psicologica, affettiva. Noi ci ricordiamo la canzone per la sua melodia, giusto? Quando noi diciamo, ti ricordi quella canzone là dei nostri tempi? Com'è che faceva? Oggi direi. Che disastro! Abbiamo combinato le cose. Una volta si diceva, ti ricordi quella canzone? Faceva, come faceva quella là delle mille lire al mese, queste mille lire al mese, ma tutto il libro. Se potesse in fuori da dire, no? La melodia si struttura profondamente nel nostro cervello. La melodia è la parte profonda, la parte psicologica. Poi c'è l'armonia, attenzione, gli accordi. Gli accordi sono la parte cognitiva, matematica, strutturale. Quindi la musica, che d'altra parte l'avevano capito i greci 2500 anni fa, la musica è una disciplina completa che va a determinare tutta una serie di interazioni che sono fondamentali. Ecco allora che si apre una prospettiva di lavoro veramente interessante. La canzone, esattamente. I maligni dicono, non ve lo dico perché ce ne sono di maligni, c'è pieno il mondo. Allora, il maligno dice, ah ma, un setting di musicoterapia, benissimo, no? Ah, ma fate cantare i pazienti. Sì. Ah, praticamente fate cantare i pazienti. È come dire, in una seduta di psicoterapia, praticamente fate parlare i pazienti. La stessa cosa. Ma sappiamo benissimo che in una seduta di psicoterapia c'è ben altro. C'è tutta l'analisi. C'è tutta la capacità di interpretare, quindi una seduta psicoterapia è ben altro che una chiacchierata. E così la seduta di musicoterapia è ben altro che una cantata. È proprio in questo senso che noi dobbiamo guardare alla canzone come modalità terapeutica nella malattia di Alzheimer. Come qualcosa di assolutamente vivo,
assolutamente integrata e aderente all'identità. Ecco che quindi la necessità, quindi ecco una piccola problematica, la necessità di formare operatori in questo senso, questo in grado di lavorare in questa direzione. Che vi dico, ormai questo discorso è molto diffuso in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, in Australia, in Canada. Ecco, vi porto la testimonianza di una musicoterapeuta che si chiama Greta Scanto, australiana, veramente toccante. E lei dice, racconta, una citazione che ho fatto, che ho messo volentieri sul mio testo, e dice, citazione presa da Oliver Sacks, che è un orologo, che ha scritto molto su questo e dice, quando arrivo da questi pazienti che non sanno chi sono e dove sono, io mi riconosco in loro e loro si riconoscono in me. Sono la signora che canta e funziona. Dice proprio testualmente, come un apriscatole. Sappiamo, e concludo, che sicuramente non vinceremo la malattia di Alzheimer con la canzone, lo sappiamo. Ci vuole ben altro per vincere questa malattia, ci vuole ben altro, ci vuole la medicina, ci vuole la medicina, probabilmente i cervelli staminali forse. Hanno un discorso, spero, importante e mi auguro definitivo. Tuttavia, sappiamo anche quanto sia importante migliorare la qualità della vita dei pazienti, degli operatori, del carriera, dei familiari e sicuramente in questo senso ci troveremo diversi obiettivi. Quindi, se l'obiettivo è migliorare la qualità della vita, vi invito a riflettere. Semmai anche ai giovani presenti, qua sale anche a non più giovani, perché tutti noi andranno. Percorrere un itinerario formativo in tal senso, perché si apriranno delle prospettive molto molto interessanti. Grazie e buon ascolto. Il prossimo intervento.